di Alberto. Cioè, non è che proprio... Chi sei? No. Cosa fai qua? Sono Anna e sto facendo Cammino Celeste con le mie due ex compagne di liceo. Sì? Adesso vediamo chi sono, aspetta. Micaela. Chi sei? Micaela. E vengo dalle stanze. Dalle stanze. Sì. E poi abbiamo? Patrizia, vengo da Maniago come Anna e sono anch'io in compagnia delle mie due amiche. Bene. Com'è stato fino a qua adesso? Beh, mediamente faticoso, mediamente perché mi aspetto molta più fatica. Il tempo ci ha aiutato, noi ci siamo divertiti tantissimo. Ma abbiamo un obiettivo noi sul cammino, quindi secondo me quello è il valore aggiunto che magari ci permette anche di non guardare altro e soprassedere magari al fatto che, insomma... La lunga camminata ancora non ci ha rifocillato da un punto di vista culinario, ma siamo assolutamente speranzosi nel futuro. Però noi abbiamo quindi un obiettivo preciso del cammino. Quindi... siete partiti come l'obiettivo di essere camminatrici spirituali, col senso spirituale. No. Adesso voi buttate sulla gastronomia. No, non è solo la gastronomia, ci serve per andare avanti, perché ancora... Tranne la Anna, la nostra carissima amica, cocera, che dice che cena solo la sera. Io e la Miki siamo ancora abbastanza rutinarie e facciamo anche la merenda. E facciamo anche un po' di merenda. Però detto questo, no, il nostro obiettivo è un altro. Noi siamo tre amiche che hanno vissuto un periodo bellissimo della propria vita. Quello lo chiamano adolescenziale adesso. Forse anche quella volta, ma non sapevamo, noi lo chiamavamo di stupidamento. E quindi abbiamo voluto per la prima volta, è la prima volta che noi facciamo un cammino assieme. Sicuramente il Cammino Celeste aveva un senso particolare per noi. Ha un senso particolare, insomma sta andando come volevamo. Bene, quindi di questo lo scoprirete nella prossima puntata. Sì, e ringraziamo anche che abbiamo trovato nel nostro percorso. Perché una signora, per esempio, dove era lì, ci ha indicato che stavamo sbagliando in questo paesello, abbiamo trovato solo lei, in causteria era chiusa. E poi abbiamo trovato, insomma, quindi abbiamo trovato delle persone che ci hanno aiutato, insomma. Ed è questo lo scopo. Bene, quindi? No, io non sono così brava, No, quindi ha già detto tutto lei, direi che... Almeno... Però tu hai la boraccia, no? Sì, sei a posto. Lei sì. Sei salvo. Ma neanche condivisa, l'Anna l'ha condivisa. Sì. Quasi vuota. Quasi vuota, ma insomma ce la facciamo. Quindi dove sei partita? Abbiamo preso il treno a Casarsa, in direzione Udine, poi Udine Cervignano Aquileia e da lì abbiamo iniziato il percorso. E quindi domani arrivate a Cormons. Domani l'obiettivo è arrivare a Cormons. Sì. Bene. Sicura di noi. Lo raggiungiamo, ma sicuramente. Difficoltà. Bene. La condizione fisica ci aiuta. Penso che quindi avete tutte scarpe basse, ma... Adesso sì. No, ma c'è un'altra scarpa dentro. No, beh, il tacco 12 non mi sembrava. Sì, no, questa... Nello zaino? Sì, ovviamente. Sì. Questa per le prime due tappe, perché sono in pianura, dopo quando si comincia un po' a salire, Ma tu che sei esperto, sono sbagliate? No, però dopo è meglio avere un cambio se salite, no? Sì, cambio sì, ce l'abbiamo tutto un cambio. Dipende anche un po' dal periodo, ma comunque... Io di solito porto sempre pedule alte, ma... No, io mai quelle, uso la scarpa sempre, ho quelle normali. Sì, sono scelte, no? Però, perché dopo si sale, no? Dopo, no? Sì, dopo sì. Lei avvisate che si sale o... Guarda, sto iniziando un po' a preoccuparmi, della loro dipendenza dai bar. No, ma non è dipendenza, no, mi sono chiesto, è una dipendenza. No, però, sì, ce la faremo sicuramente. Ma è anche sì. Un modo per vedere, no? Per capire. Bene, ma ci racconterai farai qualche post, no? Anche sul gruppo di Facebook. Sì, dai, va bene, farò il post. Se loro mi danno consenso. Sì, te lo diamo, ma le foto migliori. Ma noi siamo migliori in tutte le foto. Sì, sì. Bene, comunque, come vedo che lo zaino è molto... Quanti litri ha? Allora, questi sono da 35, 40, saranno 40 litri. Per quello l'hai riempito di più, nel mio 35. No, ma lo zaino è di suo
Penso sia 40 questo, sai? Anche sì. Quello, mi pare che sia sui 40. Il mio è il più pesante. Riesci a avere dentro anche le scarpe, no? Di ricambio? Sì, 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 ho anche il cambio scarpe. Lei ce l'ha così leggero, non capisco come... Ha le stesse cose mie, non capisco come può essere. Come sei organizzata diversamente? Sì, rispetto a loro sì, credo. Sì. Se dopo ti fai aiutare da loro, oppure sei autosufficiente? Sono autosufficiente, anzi, prendo noto che avrei dovuto portare due zaini, io avevo una penalità. Poi me l'hanno abbonato. Però sì, mi sono organizzata diversamente. No, diversamente credo di no, però alla fine ho schiacciato molto. Bene, allora. Chi ho schiacciato bene? Patrizia. Patrizia. Micaela. Micaela. Anna. E Anna. Bene, buon cammino. Grazie. Grazie. Ciao.